Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse io sono il sindaco di questo piccolo paese, ancora per poco, fino al 1 giugno, poi termino i miei due mandati e quindi lasciamo le sorti dell'amministrazione ad altre persone che abbiamo due candidati, entrambi validi, che sicuramente sapranno dare il massimo per la nostra comunità. Oggi è una giornata per me importante, non nascondo anche la mia emozione, perché seppur tardivamente, nel senso che arriva alla fine appunto di questo mio mandato elettorale, si concretizza il sogno di vedere il Palazzo Baronale di Maria completo, possiamo dire, in tutte quelle che sono le destinazioni in uso delle sale al suo interno. Nel plesso che era la residenza del barone abbiamo collocato già a suo tempo, non io ma chi mi ha preceduto, la biblioteca comunale, abbiamo un'accademia di scuola osteopatica al piano terra, questa bella sala convegni che è stata realizzata in corrispondenza dell'inaugurazione avvenuta nell'agosto del 2007. Restava da utilizzare quella parte che poi avrete modo di visionare, che aveva come destinazione proprio l'inserimento all'interno di un museo che avesse attinenza con le arti e le tradizioni del nostro territorio. Allestire un museo di questa natura non è cosa semplice, anche per questo non è per giustificarmi, sono passati quasi 8 anni, però per evitare inutili ripetizioni, dicevamo qui con l'amico dottor Franzi di Pompona, andare a creare un museo etnoantropologico come ce ne sono tanti, diciamo che ogni paese ha il suo, non avrebbe costituito una peculiarità per il nostro centro, anche perché bisogna anche motivare il viaggiatore, il turista, il cultore a venire nel nostro paese per vedere qualcosa che in altri posti non riesce a visionare. Saluto l'avvocato Foti, sindaco di Fulmari, grazie per essere intervenuto. A proposito dei saluti, mi preme anche porgere il benvenuto alla senatrice Manuela Granaiola, che è qui tra noi, che tra l'altro avrà un incontro intorno alle 8 nella sala consigliare con la cittadinanza per esporre problematiche varie che sono attinenti alla nostra realtà comunale. Ringrazio la dottoressa Marina Moretti, presidente della Corte d'Appello, sezione Corte d'Appello del Tribunale di Reggio Calabria. Vabbè, un augurio, dottoressa. Ringrazio anche l'avvocato Fulnari, la cui presenza è importante perché lo sapete un po' tutti, ma mi piace ricordarlo, la sua famiglia ha donato al comune di Trivi il palazzo Amico, che è sede del museo archeologico dedicato al padre dell'avvocato Fulnari, l'avvocato Santi Fulnari, che fu per tanti anni sindaco di Trivi. Un ringraziamento per ultimo, ma non in ordine di importanza, all'onorevole Marcello Greco, deputato all'Assemblea regionale siciliana, presidente della Commissione Cultura, nonché vice sindaco del comune di Montalbano e Nicona, Borgo dei Borghi 2015. E il dottore Franzi Riccardo.